Siamo arrivati al momento in cui si parla di sport. Tra l'altro, notizia di poco fa, sono stati ufficializzati i gironi per il calcio. Parliamo di calcio, parliamo di Lega Pro, ma per spiegarci tutto, anche per capire dove sono collocate le abruzzesi, sentiamo da Massimo Profeta, che è qui in studio con me. Insomma, com'è andata? Un po' si sapeva, no? Sì, nessuna sorpresa in realtà, Mariana. Intanto un saluto a tutti coloro che sono in visione all'ascolto. Pescare Pimeto nelle Gironi B. La novità, il Milan. Il Milan Under 23, prima partecipazione per questa squadra, la seconda squadra del Milan, con la denominazione, Marina, Milan Futuro. Dice tutto, no? Insomma, mi sembra piuttosto evidente. Sono molto giovani. La squadra è stata affidata a Daniele Bonera, che ha trascorso importanti nel Milan, anche nel Parma, nel Brescia, nel Villarreal, ha giocato anche in nazionale. Quindi con Pescara e Pineto nel Gironi B anche il Milan Futuro, Milan Under 23. Le altre squadre, non ci sono sorprese, come dicevamo poc'anzi, ci sono le due retrocesse Serie B, Ascoli e Ternana. Ci sono delle squadre che sono salite dalla Serie D, come per esempio il Campobasso, il Carpi e la Pianese. La Pianese, che è affidata a Fabio Prosperi, ha vinto il campionato. Fabio Prosperi è pescarese DOC, classe 79, 45 anni, ha vinto un campionato alla grande alla guida della Pianese, figlio di Edmondo Prosperi, ex bandiera e capitano del Pescara. Il Campobasso, tra l'altro, questa è una curiosità, Marina, perché è un una sfida molto sentita col Pescara, che tornerà a distanza di 38 anni, l'ultima volta nel campionato 86-87, quando il Pescara vinse quel torneo, una favola, alla guida c'era naturalmente Giovanni Galeone. Poi insomma c'è anche la sorpresa Legnago Salus, una squadra della provincia di Verona che fino allo scorso anno militava nel girone A. Questa è la composizione, dunque oggi è stato ufficializzato, sono stati ufficializzati i tre gironi del campionato di Serie C. Per quanto riguarda invece gli sviluppi societari, è ancora in corso l'incontro a Ferentino, paese natale di Navarra, tra Navarra, imprenditore di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, sembrerebbe intenzionato ad entrare nel club che opera nel settore. Mi piace questo condizionale. Sì, usiamo sempre il condizionale, però l'incontro c'è, è in corso, non sappiamo ancora gli sviluppi, telefoni muti, per così dire, sia da parte di Navarra che da parte di Sebastiano. Dura tanto, cattivo sei? Guarda, non lo so, perché non sappiamo neanche a che ora è cominciato questo incontro. Sappiamo in mattinata, però evidentemente si sta protraendo. Per quanto riguarda invece il Pineto, c'è una notizia importante di mercato, perché Di Giuseppe si è assicurato le prestazioni di un ragazzo di talento, insomma, che è stato anche a Pescara, ha lanciato prima da Oddo, ma soprattutto da Zeman, e poi ha fatto molto bene anche con Beppe Pillon. Nando Del Sole è un classe 98, 26 anni, ha giocato con Latina nell'ultima stagione, col Potenza, con l'Ancona, è stato anche venduto in passato dal Pescara alla Juventus. È sicuramente un rinforzo di spessore per il Pineto, un giocatore mancino, firmerà a breve un biennale. Il Pineto è anche sulle tracce di Bruzzaniti, altro esterno d'attacco, classe 2000, di proprietà del Crotone, ancora altri 2 anni di contratto, bisognerà ancora capire la formula del trasferimento. Intanto, tornando al Pescara, la tifoseria. L'allenatore è Mirko Cudini, che è già stato ufficializzato. Invece per il Pescara, per sicuro, insomma. Purtroppo il Pescara invece è in ritardissimo. Parlavo dell'allenatore del Pescara. Pineto già aveva ufficializzato Mirko Cudini. Il Pescara purtroppo ancora non sappiamo nulla. Uscirà qualcosa dopo l'incontro di oggi con Navarra. Insomma, è chiaro che il Pescara è in ritardissimo, se possiamo utilizzare questo termine, perché siamo arrivati praticamente a fine giugno. L'ultimo impegno ufficiale del Pescara, l'eliminazione prematura se vogliamo dai playoff, datata 11 maggio, quindi è trascorso oltre un mese e mezzo senza aver scelto il nuovo allenatore. Staremo a vedere. Intanto la piazza, la tifoseria è stanca e depressa. Domani ci sarà una manifestazione, la terza, per manifestare ancora una volta il dissenso nei confronti del presidente Sebastiani. Raduno ore 14, domani sabato 29 giugno, e poi il corteo si muoverà verso Palazzo di Città a partire dalle 15.
La scelta dell'allenatore è ancorata, secondo te, a questa vicenda societaria? Penso di sì, penso, cioè, presumo, cioè, che sia così. La spieghiamo così, almeno c'è una spiegazione. Perché veramente, io uso sempre questa espressione, brancoliamo nel buio. Faccio l'ultima domanda, quest'anno ci sarà fra le squadre che dovrà affrontare Pescara Milan futuro, sì. L'anno scorso c'era stata la Juventus, esatto. Next Gen, è anche una sfida fra le due squadre, sì. Diciamo nella dicitura, nel titolo, no? Sì, assolutamente. Prossima generazione futura e Milan futuro. Assolutamente, c'è anche l'Atalanta Under 23, sono le tre squadre, tre seconde squadre di club importanti del massimo campionato di Serie A. E la novità di quest'anno è che la Juventus Under 23 è stata inserita nel girone C, quello meridionale, mentre l'Atalanta Under 23 giocherà ancora nel girone A.